Benvenuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Oggi ci troviamo nel chiostro, nell'ingresso del convento dei frati minori cappuccini di San Giovanni Rotondo, per raccontarvi la storia di una figlia spirituale che era rimasta qui a San Giovanni Rotondo per circa 3 settimane, solo con lo scopo di riuscire a confessarsi da lui. Non riuscendoci, non si rassegnava a tornare a casa sua in Svizzera. Si ricordò allora all'improvviso che Padre Pio dava tutti i giorni una benedizione dalla piccola finestra della sua cella. Si rinfrancò allora al pensiero di poter almeno ricevere quella benedizione prima di partire. Così si affrettò a raggiungere il convento. Cammin facendo diceva tra sé e sé: voglio un saluto grande grande solo per me. Per me soltanto. E se lo ripeteva spesso. Quando arrivò qui al convento arrivò troppo tardi. La gente si cominciava già a disperdere, Padre Pio aveva già dato la sua benedizione, aveva salutato tutti, come sempre, agitando il suo fazzoletto bianco dalla sua piccola finestra. Un gruppo di donne che pregavano il Santo Rosario glielo confermarono. Era inutile aspettare. La signora comunque non si scoraggiò, si inginocchiò con le altre donne che pregavano, dicendo tra sé: non fa niente, io voglio un saluto grande, grande, per me soltanto. Qualche minuto dopo, la finestra della cella di Padre Pio si riapre, si affaccia nuovamente Padre Pio dopo aver già dato la benedizione, ma questa volta comincia a salutare non con il suo fazzoletto bianco. Aveva tra le mani una tovaglia bianca. Tutti cominciarono a ridere e proprio una delle donne che era lì a pregare commentò: beh, Padre Pio forse sarà impazzito, ma la figlia spirituale che attendeva quella benedizione cominciò a commuoversi e a piangere perché aveva riconosciuto quel saluto grande grande che aveva donato a lei Padre Pio.